Ti sei mai trovato in imbarazzo a parlare con colleghi o con clienti in situazioni informali, per esempio davanti all'ascensore oppure prima di un meeting, prima di una riunione? Oggi ti dirò le 5 domande da sapere per rompere il ghiaccio al lavoro ed evitare imbarazzi in queste situazioni. Stiamo parlando di small talk, ma what is small talk? Quindi che cosa intendiamo per small talk? Small talk is a conversation about things that are not important, often between people who do not know each other well. A synonym for that is chit chat. Quindi, quando parliamo di small talk, parliamo di una conversazione su cose che non sono importanti, che si fa fra persone che non si conoscono molto bene. Un sinonimo per quello è chit chat in inglese. So, what are some safe questions for small talk? Quindi, quali sono delle domande che possiamo fare quando facciamo small talk? Number one, the weather. Lovely day today, isn't it? Quindi parliamo del tempo e possiamo fare un commento come bella giornata oggi, no? Number two, people you and your interlocutor know. Quindi teniamo a mente le persone che abbiamo in comune, noi e il nostro interlocutore che conosciamo entrambi. E facciamo una domanda come, hey, how's Susan from marketing? Quindi come sta Susan del marketing? Number three, the weekend. Are you looking forward to the weekend? I know I am. Or did you do anything fun last weekend? Quindi parliamo del fine settimana. Facciamo una domanda come anche tu non vedi l'ora che sia il weekend? Io sì. Oppure hai fatto qualcosa di divertente lo scorso weekend? Number four, the day. So, how was your day? Or busy day today? Quindi parliamo della giornata lavorativa. Facciamo una domanda come, allora, com'è andata la tua giornata? Oppure, giornata impegnativa oggi? Number five, the journey. So, how was your flight? Quindi se sappiamo che l'altra persona ha viaggiato per arrivare nel posto in cui siamo, facciamo una domanda proprio sul viaggio. Per esempio, allora, com'è andato il volo? Di questo e di molto altro parleremo al webinar del 20 di febbraio, che sarà appunto su Small Talk. Tratteremo argomenti come when do you make small talk? Quindi quando è che si fa small talk? Safe topics for small talk? Quindi gli argomenti che possiamo tenere a mente per fare small talk? Oppure how do you keep the conversation going? Quindi come fai a mantenere la conversazione una volta che è iniziata? Ma anche from small talk to business. Quindi passare da small talk agli argomenti di lavoro per cui ci stiamo incontrando, per cui siamo effettivamente lì. Quindi vi invito a consultare la programmazione dei nostri webinar e prenotare il vostro posto. See you there!